Buonasera a tutti, benvenuti qui dagli assistenzialisti Stasiani. Oggi abbiamo per la seconda volta con grande piacere e onore Susanna Glavaš. Susanna è già stata ospite da noi insieme ai suoi meravigliosi editori, Cartago Editore, per presentare la sua ultima silloge di poesie che è Come stormi con i digiorni di ritorni. Oggi è qui da noi in una veste diversa, ma una veste che per lei è veramente come un abito confezionato su misura, perfetto, quello di traduttrice, di eccelsa traduttrice, del libro scritto da Yasminka Domash, Rebecca nel profondo dell'anima, sempre edito da Cartago. Prima di cominciare il nostro piacevole discorso, giusto due parole su Io ci sto per chi non conosce la nostra meravigliosa realtà. Come vedete, voi siete in una libreria. Propriamente detta, una libreria indipendente in cui siamo tutti soci e volontari, per cui doniamo il nostro tempo per portare avanti tutte le iniziative che ruotano alla promozione del libro e della lettura. Per questo noi ci teniamo a chiedervi di associarvi con una piccola quota annuale e di comprare i libri da noi, ma noi siamo anche un'associazione di promozione sociale. Sono tante le iniziative che portiamo avanti, quella più bella che portiamo da tanto tempo ormai è quella di aiutare ad inserirsi nel nostro tessuto sociale cittadino i bambini ucraini che sono scappati dalla guerra insieme alle loro mamme, per cui questi bambini stanno imparando l'italiano, sono seguiti per un doposcuola. E, per aiutarci a sostenerli anche nelle esigenze materiali, ora siamo proprio nel periodo della dichiarazione dei redditi, vi chiediamo se è possibile di donare il 5 per 1000 a Io ci sto, perché ci ha aiutato il 5 per 1000 in tutti questi anni veramente ad aiutare. Eccoci qua, allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, Susanna, che vabbè, non ha bisogno di presentazioni perché ha un curriculum straordinario, è docente di lingua croata all'Università Orientale di Napoli. Ma oltre che una docente, una grandissima scrittrice, la sua attività veramente molto prolifica, non soltanto appunto nel campo che attiene al suo insegnamento, ma a lei va il merito di aver tradotto dal croato all'italiano e dall'italiano al croato tantissimi autori importanti, per cui ha favorito la conoscenza di autori croati importantissimi in Italia e viceversa di autori italiani, non solo contemporanei, in Croazia. È scrittrice di romanzi, ma anche di sillogie poetiche che hanno avuto numerosi riconoscimenti. Diamo il benvenuto ai nostri editori, Margherita Guglielmino e Giuseppe Pennisi della Cartago, editore che, come tutti gli editori che hanno una marcia in più, sono sempre a fianco ai loro autori. E questo è molto importante per noi come libreria indipendente, ma anche perché ci tengo che loro ci raccontino quanto cuore, quanta professionalità, quanto sacrificio c'è dietro le loro scelte editoriali. E infine, tra i relatori, do il benvenuto a Filippo Deliso, un amico carissimo. Anche lui è una persona di eccezionale cultura, musicista, compositore, scrittore. Insomma, più ne ha più ne metta, è un carissimo amico di tutti noi e il nostro dialogo sarà arricchito dagli interventi musicali dei maestri Claudio Cecere e Giulia Massa. Bene, allora cominciamo a entrare nel vivo di Rebecca nel profondo dell'anima. Come abbiamo detto prima, Susanna è traduttrice di questo romanzo meraviglioso. E sarà lei a dirci anche qualcosa sull'autrice di questo romanzo, anzi, la prima cosa che io vorrei sapere è come sei entrata in contatto con questa scrittrice e soprattutto con questo scritto. E vorrei che ci introducessi tu alla storia, non vorrei dire io di cosa parla il romanzo, se a te fa piacere. Buonasera a tutti, vedo volti noti di amici, vedo volti sconosciuti, vi saluto tutti con affetto.
E grazie alla libreria Io ci sto, grazie a Cinzia Martone che si è tanto prodigata per realizzare questo evento letterario musicale. Grazie ai miei editori, grazie a Filippo Dell'Iso, che poi sentirete parlare e ne resterete sicuramente incantati molto più di quando vi parlerò io, perché io amo scrivere ma non amo tanto parlare. Ormai più vecchia mi faccio, meno mi piace parlare. Quindi la musica sì, ma diciamo discorsi lunghi no, e soprattutto non autoreferenziali, non parole vuote. Ecco, l'autrice è, diciamo, io l'ho conosciuta in seno alla comunità ebraica di Zagabria, a quale appartengo come origine. L'ho conosciuta, che era già diventata famosa in Croazia, e presentava un altro suo libro precedente ed ero andata alla presentazione. Poi abbiamo in comune, o almeno avevamo, ora non lo so se loro siano rimaste in buoni rapporti, una scultrice, pittrice, sempre della comunità ebraica di Zagabria, che poi vi dico il segreto, che ha illustrato questa primissima edizione, perché quella che presentiamo stasera di fatto è una nuova edizione dello stesso romanzo da me tradotto e fatto uscire in Italia 2 anni dopo la sua pubblicazione in Croazia. Quindi il romanzo è uscito in Croazia nel 2001 per i tipi della casa editrice Shalom Freiberger, dell'associazione Shalom Freiberger, che ha anche editoria, diciamo attività editoriale, e che è della nostra comunità ebraica di Zagabria. Quindi il romanzo, la sua, che poi ha la stessissima copertina, perché la prima edizione questa, pubblicato dalla Mongolfiera editrice di Doria di Cassano Ionio. Io all'epoca non conoscevo la Cartago, altrimenti cioè non ci conoscevamo, quindi la nostra conoscenza è abbastanza recente. E quindi l'avevo proposto a questo editore in Italia, perché ci tenevo moltissimo a che fosse conosciuto un testo di grande valore. Ma una cosa strana e sovrannaturale, direi, che quando il romanzo è uscito questo, che ha la stessa forma, quindi ha la stessa forma, io l'ho voluto il romanzo Sosia, e l'autrice l'aveva voluto proprio così per le edizioni, per la prima sua edizione croata, pubblicata dalla casa editrice Shalom Freiberger della comunità ebraica di Zagabria. Io non sapevo niente che questo romanzo lei lo stesse scrivendo, perché non eravamo amiche, l'avevo vista e conosciuta a quella presentazione di cui vi ho detto prima. Poi vado a trovare la scultrice, che era una mia carissima, e lo è ancora, una mia carissima amica. Vado da Jasna Haim, perché qui ci sono anche le sue illustrazioni, sì. Vado a trovare Jasna e sul tavolo del soggiorno c'è fresco di stampa appoggiato questo libro. E dico: ma come, Jasna, non mi hai detto niente che stavi... Cioè, vedi, queste sono le mie illustrazioni. Jasna mi aveva chiesto di illustrarlo. E dico: ma come, ma io non ne sapevo proprio niente. Lo tocco, così, lo apro, ma così. E dico: questo romanzo io lo devo tradurre in italiano. Ma non l'avevo proprio letto! Io non sapevo di che cosa si trattasse. Il titolo mi è piaciuto immediatamente, l'edizione mi è piaciuta, il tocco, non so, è stata una cosa proprio misteriosa.
Ecco, e questa cosa poi dopo che l'ho letto l'ho divorato, ovviamente, piangendo, perché anche, non lo nascondo, perché ti tocca il cuore, ti tocca le corde dell'anima, perché è scritto molto bene e perché dentro ho ritrovato la storia della mia famiglia anche. E quindi a maggior ragione ho fatto subito. Infatti la cosa bella, ve lo posso confermare, è un libro che si divora. Erano anni che io non leggevo tutto d'un fiato un libro, quindi veramente vi consiglio di acquistarlo e di leggerlo con calma, ma ci metterete poche ore, perché la cosa bella di questo libro, poi lo vedremo, ce lo racconterà Filippo, ce lo racconteranno i nostri editori e indirettamente anche la musica. È un libro che parla non solamente di una famiglia, di una donna, di una giovane donna, di un periodo storico importante e molto duro, quello dell'Olocausto, della Shoah, ma è la storia, è una storia umana, perché è un percorso, un cammino in cui da uno svuotamento totale nel corpo e nello spirito c'è una ricostruzione totale. E in questo la musica e la fede, poi lo vedremo, sono due elementi fondamentali. Prima di dare la parola a Filippo e ai nostri musicisti, volevo un attimo che gli editori facessero un saluto. Buonasera e benvenuti. Margherita Guglielmino, la responsabile editoriale della Cartacea Edizioni, insieme a me il mio socio Giuseppe Bernisi, che non è la prima volta ad essere ospite molto gradita della libreria Io ci sto. Il nostro rapporto nasce attraverso un'altra autrice, amica comune, perché la Cartacea Edizioni ha puntato sempre su un fattore. Prima di parlare di casa editrice, io sottolineo sempre c'è un termine che è casa. E quando parliamo di cultura, e soprattutto nel nostro settore, dove la casa editrice ha preso delle scelte in termini di collane, il libro che stasera stiamo presentando infatti è legato alla collana Memorie. Abbiamo delle collane legate alla poesia, ai romanzi, legate alle donne, legate a tutto quel mondo scientifico, tutto ciò che in realtà abbraccia l'essere umano. Noi ci crediamo e lo dimostriamo proprio con la nostra presenza, con il rapporto che prima ancora che lavorativo diviene amicale, e possiamo dirlo. Susanna, tutte le volte che è scesa in Sicilia, è stata ospite a casa mia, e non certo per cortesia, ma per piacere nel riceverla. Abbiamo condiviso il pranzo, le cene, l'aperitivo, il caffè, ma c'era l'amica, e credo che la cosa sia comune. E noi abbiamo puntato su questo, e dopo 20 anni, devo dirti, cara Cinzia, perché adesso Cartacea Edizioni vive da 20 anni, possiamo dire che è stata quella moneta lanciata in aria e che da una è tornata tante, 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 tante altre. E continueremo a fare ciò. Io cedo la parola al mio socio, perché non voglio togliere il piacere al relatore. Abbiamo lungamente parlato davanti al caffè del termine parola. Dico solo questo. In realtà la parola diviene creatrice nel momento in cui ciò che riteniamo giusto o sbagliato venga messa in movimento. Perché sicuramente l'evento che ha riguardato un popolo grandissimo, un popolo di fede, non deve più accadere. Ma non deve più accadere, non perché lo diciamo, ma perché ci muoviamo in quel versante. E abbiamo constatato che la razza umana, ahimè, è realmente la più selvaggia
perché per interesse economico, per interesse anche di fede, non scordo mai di ricordare che tutta l'umanità ha vissuto uno dei periodi più brutti, che si chiama Santissima Inquisizione. Ricordiamoci quando è nata e quanto si è spenta. I catari, i puri, inizia con l'anno 1000 e l'ultimo rogo si spegnerà nell'800. Ci stiamo rendendo conto quale periodo. E ancora oggi, per chi non lo sapesse, è attiva, non è stata tolta, non c'è più la condanna, ma comunque continua ad esserci. Dico, di santo che cosa c'era? Di santo che cosa c'è? Nulla. Però è stato realmente un genocidio che poi si è ripetuto e continua, ahimè, a ripetersi. Ne abbiamo le prove alle porte della nostra Europa. Grazie. Buonasera, io penso che devo aggiungere poco, intanto i relatori sono enormi e la mia socia è anch'ella. C'è poco da aggiungere. Diciamo che Cartago crede davvero al valore del libro, del liber, perché rispetto a ogni evento ci si scioglie in 100.000 interpretazioni. Un evento come questo è stato un evento catastrofico per un popolo, per un pezzo di storia, per un pezzo dell'umanità. Però ha vissuto di quelli che sono quei connotati che dà l'uomo, no? La frammentarietà. È stato interpretato, è stato rivisto, è stato riletto, è stato raccontato in 100.000 modi. Cartago, rispetto a questa molteplicità, frammentaria aggiungo, cerca di fare centro comune rispetto a quello che, come diceva la mia socia, diventa parola, ma diventa memoria taumaturgica. Perché continuiamo a dire che questa è una realtà malata? Perché la gente non ha memoria di sé, figurarsi se ha memoria di un evento che ha coinvolto tante persone tanti anni fa. Allora Cartago crede a questo processo di reintegrazione attraverso il libro, per cui da quella marea di parole, di interpretazioni, di flussi che attaccano un evento, si arrivi a un fatto unico. Il libro diventa uno scrigno che contiene quel fatto unico. E allora la memoria diventa memoria che può salvarci, può darci una marcia in più. Di questo fatto noi non sappiamo nulla, possiamo studiare. Ma chi è che ha avuto la possibilità e la capacità di immedesimarsi nel dolore di quelle persone? Io credo pochi. Io credo che molti abbiano speso tantissime parole, ma non abbiano avuto la reale capacità e il coraggio di immedesimarsi in quello che è stato un evento che ha segnato le vite di molti. La memoria a quel punto crea, il libro crea. Io sono uscito con un libro mesi fa, di cui la curatrice è la mia socia, ora non voglio essere autoreferenziale perché diverrei quanto mai noioso, ma tra le bellissime chiacchierate che noi abbiamo fatto in relazione a questo testo ci fu quello del valore del libro, del liber. Il libro è il destino, la gente ha perso le proprie lettere, la società ha perso le proprie lettere, le lettere sono fatte di libri. E dei fatti che scaturiscono. Finisco col dire che io ho dei ricordi giovanili che voglio ricordare sempre, anche perché poi sfrutto, tra virgolette, le presentazioni. E una delle più belle collane in cui ho assistito da ragazzo, cattivo studente, era denominata Asteroidi. Allora noi pensiamo un attimo, una bellissima collana di filosofia politica. Allora, se è vero che un grande filosofo dedito appunto alla filosofia politica pensava che i propri saggi fossero degli asteroidi, e questi asteroidi sono frutto di una frammentazione, esisterà un'origine, perché non lo andiamo a cercare. E quale strumento più elegante per controbattere a questa frammentazione, a questa molteplicità di idee rispetto ai fatti che poi non ci lasciano nulla, no? O perché non c'era la possibilità di medesimarsi, o perché non si è fatto tesoro. Strumento elegante per Cartago è il libro. Questo è un manifesto filosofico, credo che sia di una pesantezza anche a dirsi, e impone una responsabilità agli editori e agli autori. Cartago è presente in tutta Italia, io chiudo dicendo che noi ci crederemo, anche perché nasciamo credendo a chissà quali strampalate idee,
E adesso le idee non sono più strampalate e quella moneta è diventata certa. E ci mettiamo l'indice sopra. Grazie. Grazie a voi. Prima di passare la parola a Filippo, direi di dare voce al violoncello di Giulia Massa, che seguirà l'aria di Peter Gregson. Così siamo destinati al silenzio. Molto difficile presentare questo libro. Non è che sia una, come dire, una questione di cultura soltanto. Acceso, sì. Non è acceso. Non è una questione soltanto di cultura, ma è una questione di sensibilità. Immaginiamo di trovarci tutti in un lager in questo preciso istante e una violoncellista suoni per noi. In quel momento noi avvertiamo una sorta di consolazione, una sorta di disperazione e calma, un out alla Kierkegaard, un qualcosa di micidiale, una tragedia inespressa. È quello che è accaduto a Messien 1940 in un lager nazista. Raccolse i suoi compagni e compose il quartetto per la fine dei tempi. 7-8 persone che cercavano una evasione. Un termine bellissimo, cioè quello di evadere, come se noi fossimo alla ricerca di una libertà, di qualcosa che ci possa compensare il materialismo che viene sublimato proprio anni prima da un grandissimo scritto di Kandinsky sulla spiritualità dell'arte. Siamo nel 1912, siamo in un anno in cui nacque John Cage, il quale abbracciò le culture zen, non perché lo zen sia semplicemente un'evasione, ma perché dentro c'è una fede profonda, una fede che trascende le culture, perché noi siamo homo homini lupus
al quadrato, cannibali. Siamo delle persone reiette, come avrebbe intuito il grande Stanley Kubrick con 2001, Odissea nello spazio, il quale qualche anno dopo celebrò Arancia Meccanica in una tragedia terribile di una famiglia, dove Anthony Burgess narra una violenza gratuita. Cosa c'entra la musica in tutto questo? Dice Biamonti, grandissimo scrittore, poco conosciuto purtroppo, vissuto in Liguria, un po' fuori dal mondo, dove ha celebrato proprio in suo scritto L'angelo di Avrig, il romanzo di Gregorio, ripubblicato da poco tempo dalle Einaudi, dove lui in una preghiera sul mare a un certo punto gli appare proprio l'angelo di Avrig in una sorta di reminiscenza dell'angelo della morte dell'Apocalisse di Giovanni, proprio che ispirò il quartetto della fine dei tempi di Messiaen. L'ho conosciuto Biamonti. Ognuno di noi ha una storia nella propria famiglia. Mio zio, fratello di mio padre, è stato deportato in un lager a Mosca, catturato sul Don nel 41, 20 anni. Ho recuperato delle lettere terribili, lettere dolorosissime, che testimoniano praticamente la possibilità di evadere ricongiungendosi ai propri cari a distanza. Pensate, chiedere perdono alla propria madre per non aver commesso niente. Niente. Dice William Blake, cielo e inferno sono appartenenti a questa razza spregevole, dove in pratica per capirla bisogna essere esoterici. I termini sono terribili, esoterico, vicino da noi, esoterico, lontano da noi. Guardate una S, guardate una doppia S, reminiscenze dove tutti i parallelismi sono terribilmente sonori, appartengono a delle parole e appartengono a delle lettere che proprio nella sonorità ebraica, guardate, hanno un significato che danno il senso a tutto ciò che appartiene alla nostra esistenza, existere, diverso dall'ecstasis, cioè stare sospesi. Quindi la spiritualità e la materialità sono due ali di uno stesso gabbiano, direbbe Piamonti, quando vede il gabbiano intonacato d'aria nel cielo. Che immagine! Un gabbiano intonacato d'aria, un termine che ha ispirato anche il nostro Henry De Luca, immaginate, no? Perché quando uno scrittore è vicino alla pittura, pensate che Biamonti era molto amico di Morlocchi, parla di clandestini, di gente reietta, di gente che non è proprio accettata sulla faccia della terra. Direbbe lo scandaloso Pasolini, che in Teorema indica una famiglia borghese di Milano, tutta presa dalle loro cose, dalle loro considerazioni, che solo uno scandalo, un Christos che scende nella loro famiglia, vedete nella sceneggiatura e nel film di Teorema, scende questo giovane bellissimo, biondo, occhi celesti, interpretato da Terence Stamp, immaginate, e scandalizza la famiglia, perché la spiritualità, lo scandalo è sempre al lato di noi. E Rebecca vive una tragedia familiare tentando, attraverso un'appartenenza, immaginate, di
ritrovarsi, come potrebbe dire un grande letterato che ha scritto, Colombo, ha scritto anni fa un libro proprio sulle regole, cioè l'umanità cambia le regole, l'umanità cambia le parole. Caro figlio ha scritto la manomissione delle parole, cioè la parola viene manomessa per poter essere poi interpretata in termini soggettivi, dove nessuno può contrapporre un elemento per giustificare l'etimologia, l'etimo, come avrebbe detto William Blake nei Canti dell'innocenza, dove l'esperienza si sostituisce all'innocenza. E la musica? Perché il violoncello? Chiediamocelo. Il violoncello è un derivato della viola d'amore. Si suona tra le gambe perché il plesso solare accoglie l'origine dell'uomo nel suo centro del cuore. E quindi la viola d'amore aveva un'intonazione speciale, un'intonazione che vibrava ad una frequenza multipla di una frequenza Schumann, che oggi, dopo anni, scientifica, no, viene acclamata come frequenza terapeutica, immaginate voi, no? 432, in realtà sarebbe un 416, un 417, proprio l'intonazione del violoncello barocco, immaginate, dove il barocché, cioè il debordare della materia, l'eccedenza, cioè tutto quello che la parola vorrebbe dire per spegnersi, perché la cultura è connessione, in questo lasso di tempo praticamente non abbiamo né vincitori né vinti. In una lettera, quindi, arrivando all'elemento precipuo di quello che può essere il senso profondo di questo romanzo, perché la storia la dovete scoprire. Se io vi racconto la storia, che è terribile, noi non avremo che una curiosità tipica del consumismo. Sapere già la storia vuol dire chiudere il libro senza aprirlo, perché tutti diranno di averlo letto, ma nessuno lo leggerà mai, perché nessuno avrà il coraggio di immedesimarsi nelle tragedie altrui. La comprensione, dice Pier Paolo Pasolini, è un elemento mortale, perché bisogna capire per accendere la vita, ma l'esistenza è il concepimento della comunicazione. Quindi è semplicissimo non comunicare oggi, chiudere. Quando una musica non ci piace, noi spegniamo. Quando non ci piace ascoltare qualcuno, noi ce ne usciamo. Quando un libro ci piace, noi vorremmo che un altro ce lo raccontasse, per evitare di farcelo leggere, perché la cultura non è vivere l'esperienza degli altri, ma rubare l'esperienza degli altri. E quindi lì c'è il senso profondo della dittatura. La dittatura spegne la parola, la dittatura incendia la parola, la dittatura elimina senza mezzi termini e rimane solo l'essenza, il cosiddetto profumo. Immaginate che l'etimologia del termine profumo deriva dal bruciare i cadaveri. Quando si bruciava un cadavere, l'esalazione, il profumo, cioè il fumigare in favore di, e quindi la morte è una rinascita. Ci promettono la terra promessa, ce la promettono, ma dove è questa terra promessa? La terra promessa ha un solo luogo di esistenza, è il nostro cuore, la nostra
anima, che vibra, guarda caso, solo con le muse, le nove muse che danno origine alla parola musica, perché la musica è l'eccellenza di tutte le arti, perché, come dice Rebecca, il passato e il futuro sono le uniche esistenze narrabili. Signori, la memoria è nel passato, perché il futuro ha radice nel passato e quindi trasmette la memoria al futuro. Ma licet nunc di Orazio è solo nel presente. Quindi che cosa significa che nel presente ci sarà solo la musica, che si spegnerà solo nell'attimo in cui termina con una pausa, cioè con il silenzio? Ed ecco il motivo per cui Biamonti, nelle parole La notte, improvvisamente dice che la musica è fonte sua di ispirazione in una sospensione della realtà. Quale artista sospende la realtà? L'artista sospende la realtà solo attraverso armonie antigravitazionali. Un termine incredibile, antigravitazionali, dove la perdita della gravitazione sta nell'ecstasis, quindi nell'estasi provata solo attraverso una elevata spiritualità presente nel romanzo in ogni pagina, perché la presenza di Dio, come dice William Blake, fa parte della seconda, terza e quadruplice visione. Cos'è la seconda visione per William Blake? È l'allegoria, quella che noi troviamo in Dante Alighieri, quello che qualcuno, un certo Benedetto Croce, dichiarato e definito deficiente, imbecille da Giovanni Pascoli, aveva decretato che la bellezza dell'arte è in un determinato contenuto, senza pensare che Auerbach, nella rivisitazione, nel Tradeo e nella rivisitazione appunto di quelle che sono i tradimenti della parola, quello che ha fatto Susanna Glavaš come traduzione, tradimento della parola originaria, è l'unica praticamente che permette la riformulazione delle sinestesie, cioè quelle che permettono di essere sempre nel presente e di rinnovarsi di volta in volta. Quindi la parola ha una sua valenza, si chiede il grande Verkos. Verkos, guardate, incredibile, un testo pubblicato anni e anni addietro, letto nel febbraio 2001, proprio nel periodo in cui Susanna, 2001-2003, va a tradurre questo libro. Biamonti, 2001-2003, vedete, muore, ventennio, e scrive un romanzo postumo, pubblicato postumo, dove nessuna musica può consolare più le tragedie umane e nemmeno le sospensioni che la povera Rebecca può vivere attraverso il tentativo terribile della famiglia di riscattarla, può conferire la spiritualità che, essendo presente, non può essere comprata con nessun denaro. Claudio, di Francesco D'Arrega, cosa seguirai? Thank you.
Thank you.
Zana, abbiamo detto che questo romanzo non va svelato, va letto, però è caratterizzato da immagini molto, molto importanti, molto forti. Rebecca si salva perché un'amica cattolica, Elena, la protegge, la custodisce nella soffitta del palazzo in cui abita. Passano due lunghi anni, in cui Rebecca può solamente alzare lo sguardo e vedere il cielo da una piccola finestra, attraverso la quale può scorgere il volo degli uccelli, vedere il sole che sorge, ma soprattutto sperare di ricostruire se stessa. Perché una cosa molto forte che caratterizza chi sopravvive è la richiesta di perdono a chi non ce l'ha fatta. E infatti c'è un capitolo che è meraviglioso, non so se è priva di leggerlo, è Preghiera, in cui devo dire è straordinario. Sì, visto che me lo chiedi lo leggerò, però avrei voluto dire qualche altra cosa, magari dopo. Sì, ma dopo ho da chiederti anche una cosa importante. Ah, prima cosa lo devo svelare. Questo non è un romanzo incentrato esclusivamente sulla Shoah. È un romanzo che la cui storia comincia a dipanarsi tra le due guerre, la prima e la seconda. Quindi nella prima parte del romanzo abbiamo una benestante famiglia sefardita che vive a Zagabria, il padre è rinomato avvocato. A Zagabria c'erano dei sefarditi, ci sono ancora, ma diciamo per lo più, essendo Mitteleuropa, siamo più ashkenaziti che non sefarditi, però questa è una famiglia di sefarditi di cognome Levi, che vive inserita nel tessuto sociale tra le due guerre, quindi anni 30, benestante. Ci sono descrizioni bellissime di questa famiglia, di come trascorrono le festività, i riti, quindi Shabbat, festa di Hanukkah, festa delle luci, l'amore familiare, l'amore che vivono, perché con loro c'è la nonna, tutti i nomi sono anche simbolici, la nonna si chiama Bianca, che è un nome sefardita, appunto, ma è canuta, cioè Bianca e capelli bianchi, il padre David, Stella. Sappiamo che insomma che cosa significa la vede, il simbolo ebraico. E Rebecca invece, per chi non lo sappia o chi non lo sapesse, è un nome antichissimo, ma dal significato cabalistico, appunto, nel profondo dell'anima. E siccome la scrittrice è la nostra più grande studiosa anche di misticismo ebraico, si è occupata anche della Kabbalah, ha scritto un libro meraviglioso, anche Messaggi cabalistici, che sono prose poetiche su argomenti che io ho tradotto a metà, e non trovo l'editore, quindi lo dico pubblicamente, ma forse chissà riusciamo a convincerli stasera. No, non l'hanno neanche letto, non gliel'avevo neanche proposto, quindi non è una mascalzonata che faccio, però ecco, è un libro che mi è molto caro, un altro libro che mi è molto caro, questi messaggi cabalistici. Quindi il nome Rebecca ha il significato nel profondo dell'anima. E questa, quindi abbiamo tutta una vita familiare meravigliosa che a me soprattutto colpisce, perché per gli ebrei la famiglia viene al numero, come anche credo per i ferventi cattolici, è quello che si perde oggi, no? La famiglia, il valore della famiglia, è molto importante, molto 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 importante.
E quindi abbiamo l'ambientazione, abbiamo la descrizione del giardino, abbiamo i viaggi che fanno, che Rebecca fa con il nonno a Vienna, i concerti. Abbiamo tutta una serie di cose, di informazioni vere, reali, di come hanno vissuto gli ebrei benestanti prima della Seconda Guerra Mondiale e prima della seconda, tra le due guerre, prima della seconda, le andate in sinagoga, al tempio, le conversazioni con il rabbino. Tutte queste cose sono cose, diciamo, erano cose della loro vita quotidiana prima di dover subire a questa famiglia la tragedia delle leggi razziali. Voglio dire che prima della guerra, prima delle leggi razziali, c'erano 11.000 ebrei a Zagabria, 11.000. C'era una sinagoga, una bellissima sinagoga, era una delle più belle di tutta Europa. Vedete qua, è stata costruita nel 1867, ma la comunità israelitica a Zagabria è stata fondata nel 1806, e poi con l'impero austro-ungarico, insomma, molti ebrei andavano, diciamo, dalle nostre parti, così anche i miei antenati migravano verso le città dove hanno dato grandissimi contributi allo sviluppo sociale, culturale, economico, architettonico. Ci sono dei bellissimi palazzi a Zagabria progettati dagli architetti Deutsch, e adesso non mi voglio dilungare, insomma, molti contributi nel campo della medicina, nel campo delle scienze. E quindi questa sinagoga qui, vedete com'era, se si riesce a vedere, questa è, diciamo, quando il momento in cui è stata costruita. Questo è l'interno, è stata sfortunatamente soggetto anch'essa delle leggi razziali Ustascia, cioè del governo nazifascista croato, perché quello che hanno fatto i nazifascisti croati, che sono saliti al potere nel 41, veramente 10 aprile 41 è stato proclamato lo Stato indipendente di Croazia, con a capo Ante Pavelic, che era stato addestrato da Mussolini, quindi il fascio dal fascio. Quello che hanno fatto i nostri, così anche per l'Ungheria, così anche per la Slovacchia, così anche per la Cechia, insomma, per non dilungarmi, diciamo, è stato forse per certi versi anche peggio di quello che effettivamente hanno fatto gli occupanti, no? Perché nelle zone Istria, litorale croato, Dalmazia, c'erano i campi italiani, campi di concentramento. Poi nell'entroterra c'erano tanti campi nazisti, ma c'erano anche campi nostri, dove veramente 88 campi di concentramento sono esistiti nella sola piccola Croazia, che durante il governo di Pavelic abbracciava anche una parte dell'Erzegovina, quindi Bosnia-Erzegovina. Medici, tra cui una mia prozia, cacciati cioè a loro fu proibito di continuare a lavorare al posto di lavoro a Zagabria, furono mandati a curare la sifilide del tifo in Bosnia, affinché si contagiassero e morissero così. Dopodiché, diciamo, comunque, non voglio raccontare la mia storia personale, cioè della mia famiglia, ma vi voglio raccontare che per decreto legge degli Ustascia fu fatta demolire la sinagoga, che si trovava nel pienissimo centro di Zagabria ed era una delle più belle in Europa.
per decreto legge è stata demolita, e la popolazione, perché non è che c'è solo colui che sta al potere a fare leggi, ma ci sta anche la popolazione. I napoletani si sono ribellati, no? E i croati invece hanno abbracciato non solo gli occupanti, ma anche loro stessi sono diventati peggio ancora. E quindi la gente andava con i picconi, a mani nude, a demolire questa cosa, questa opera architettonica meravigliosa. E anche di questo si parla in questo romanzo, che non è un romanzo di condanne, non è un romanzo, è un romanzo di bellezza assoluta, di amore, di quello che la vita umana in effetti deve essere, no? Che la vita umana deve essere, ci dobbiamo nutrire di bellezza, di amore, di soccorrere il prossimo, di emotività. Le emozioni sono scomparse dal mondo d'oggi. Io vedo un arridimento, proprio un inaridimento emozionale nelle persone che mi fa paura. Mi fa paura. Quindi c'è anche la Shoah in questo romanzo, ma non è la sola Shoah. È per questo che questo romanzo è una piccola enciclopedia, è la, diciamo, della vita di una famiglia che non ha fatto del male a nessuno, come tantissime, tutte le famiglie ebraiche non avevano fatto niente a nessuno. E sono finiti come sono finiti, per il male che c'è nell'uomo, per il male che c'è, e per la gente che vive come gregge. Cioè, proprio, c'è stata la resistenza da noi, ovviamente c'è stata in tutti i paesi, c'è stata la resistenza, ma prendiamo il re di Bulgaria, che è, o il re di Marocco, del Marocco, che ha detto no, qui nessun ebreo lo voglio consegnare. Io, se volete gli ebrei, prendete prima me. E lui non era ebreo, è musulmano. L'Albania è un altro caso. La Bulgaria, in un primo momento, il re di Bulgaria disse no, non esiste, io i miei ebrei non li do. E invece in Croazia diamoli tutti, sterminiamoli tutti. E se ne è salvato soltanto il 5%. Di questi 11.000 ebrei che vivevano vite belle, vite benestanti prevalentemente, vite di preghiera e di lavoro, perché di lavoro, no? Dando grandissimi contributi alla società, che adesso vengono riconosciuti, perché stanno mettendo sempre di più pietre alle pietre d'inciampo, e quindi si ricordano queste migliaia di persone che sono stati professori di musica, che sono stati grandi medici, che sono stati piccoli medici, che sono stati, non so, insegnanti di lingue, e tutto questo. Anche a Napoli hanno subito le leggi razziali le persone della comunità ebraica, o non della comunità ebraica, ma comunque, diciamo, iscritti o non iscritti, ma ebrei, e hanno subito, cioè, sono stati estromessi dai posti di lavoro, e pensate un po' come si sente una persona che tutta la vita pensa solo a lavorare, ad amare la propria famiglia, ad andare, cioè, a coltivare la propria religione, che non fa del male a nessuno, e all'improvviso non può fare niente di tutto ciò e viene marchiato come qualcuno che, insomma, è la follia umana, è proprio... Sì. Allora, sì. Allora, scusate se mi commuovo, perché questa, mentre la traducevo, già piangevo, ovviamente quasi tutto il tempo, ma questa in particolare, poi ogni volta che me la chiedono di leggere, perché io spontaneamente
non mi propongo a leggerlo in quanto mi emoziono sempre e piango. Vabbè, quindi sappiate che noi siamo con te in questa emozione. Sì. Perché è veramente un messaggio profondissimo. Preghiera. Chiedo perdono per i giorni con il cielo di cenere, senza Eden e senza speranza. Chiedo perdono per i vostri amori rimasti irrealizzati e per la parola datavi sul ritorno che non ci sarà. Chiedo perdono per coloro che non si sono salutati con i più cari e per voi che avete amato senza però aver vissuto l'amore. Chiedo perdono per i bambini che vi hanno strappato dal petto con la forza e per le foto che lungo la strada del lager avete perduto. Chiedo perdono per i tozzi di pane che avete occultato e per il guanto di lana consumato che avete segretamente tenuto per voi. Chiedo perdono per il fratello che avete rinnegato e per la moglie che non avete riconosciuto senza capelli. Chiedo perdono per le case che vi hanno forzatamente sottratto e per una porzione di acqua calda che avete versato involontariamente al vostro compagno. Chiedo perdono a voi perché le mie estati saranno illuminate di splendido sole e perché perché amerò senza che voi lo sappiate. Ora leggiamo tutta. Chiedo perdono perché gioirò della primavera al vostro posto e perché camminerò nel bosco senza timore di imboscate e perché viaggerò e attraverserò i confini liberamente e per i mari navigherò sapendo che la mia nave approderà nei porti. Chiedo perdono perché scriverò le lettere all'amato a causa delle lettere che a voi non giungeranno. Chiedo perdono per l'ardore dei miei occhi, non vi scalderà, e per la musica in cui mi cullerò. Chiedo perdono per il cielo, che pur sempre sarà un'altezza diafana, e perché non vi cercherò nelle nuvole e nel vento. Chiedo perdono per il profumo di rosa e di gelsomino nei giardini che nasconderanno le vostre ombre, e perché non sarò sempre forte, e perché forse una volta mi pentirò della mia vita. Chiedo perdono perché mi recherò in sinagoga al posto vostro, e perché celerò dentro di me l'amore, e perché non sempre restituirò il sorriso al sorriso. Chiedo perdono perché forse terrò serrata la tenerezza nel cuore, e per tutte le belle parole che non pronunzierò in vostra vece. Chiedo perdono per la vita che dopo le vostre vite vivrò, e perché dalle ceneri, nonostante tutto, mi risolleverò. Io te l'ho fatto leggere perché in queste due pagine c'è tutto quello che c'è in questo libro. E noi, scusami, sì, abbiamo editato il testo leggendo solo quella parte. E io prima di conoscerlo ci tenevo a farvi ascoltare questo. Perché voi pensate che questa sia una traduzione semplicemente letterale, di equivalenza tra un testo in croato e un testo in italiano? Non è così. Merito ai traduttori, a quelli veri, e all'opera creatrice che fanno. E vorrei che Susanna ci facesse capire cosa c'è dietro tutto questo lavoro. Perché credo che sia veramente troppo sottovalutato il lavoro del traduttore, soprattutto nel nostro paese. Questa è la verità vera, purtroppo è sottovalutato, non è pagato. Ecco, la gente pensa che tradurre, ma è solo una pagina. Anche quando ti chiedono di tradurre un documento, no? Ma è solo una.
la luce della torre. Cioè, voglio dire, è la stessa cosa hanno la stessa cosa, cioè molto molto di più. Prima di tutto ci deve essere nella diciamoci la verità, esistono traduttori e traduttori. Gli uni sono traduttori veri che traducono con l'anima, col cuore, per la passione, per la condivisione di un bene. E spesse volte, come è capitato a me, ho tradotto romanzi interi, libri interi, senza prendere un centesimo. Va bene, perché gli editori non hanno soldi, guarda un po'. Allora, se tu vuoi promuovere la letteratura croata perché è poco nota in Italia, e perché la Croazia non è lo Zimbabwe, e perché noi viviamo ai vostri confini, siamo i primi vicini di casa, sapete della nostra letteratura così poco. Abbiamo degli scrittori meravigliosi, una cultura, cioè veramente, questo è un testo di letteratura croata contemporanea, tema ebraico perché la scrittrice è ebrea, ma voglio dire, ci vuole anche la simbiosi degli animi, nel senso che un traduttore vero, cioè un traduttore, oddio, uno che ha questa sente di avere questa missione e la vuole portare avanti, anche se devo, cioè, voglio dire, non bada ai soldi come prima cosa, no? Cioè, guarda come promuovere un'opera che vale, della propria nazione, della propria letteratura, nel mio caso parlo della propria, ma ci sono molti, molti. Io sono croata di nascita e mi sono formata in Croazia, io sono venuta in Italia a lavorare che avevo 28 anni, avendo studiato lingua e letteratura italiana anche all'Università di Zagabria. Bene, ma questo che faccio io non lo fa quasi nessuno, perché io traduco dalla mia lingua alla vostra lingua, e questo è un servizio, è una missione. Ci sono i laureati italiani che sono laureati in spagnolo e traducono spagnolo in italiano, ma traducono nella propria lingua. Io traduco tutte e due, cioè ho cominciato ovviamente come traduttrice dall'italiano in croato, ma da che vivo in Italia sento il dovere, perché il Talmud ci recita che non ci è dato di completare l'opera, ma non ci è dato neanche di sottrarcene. Allora io non mi posso sottrarre per la mia religione, per il mio modo di essere. Cioè, se io ho tra le mani un'opera letteraria, e io sono filologa, e la traduzione, qui ti devo, diciamo, non sono d'accordo con Filippo, perché traduzione, la scuola italiana della traduzione, proprio perché i traduttori non sono pagati o sono sottopagati, e non sono, i loro nomi spesso vengono dentro i libri, neanche in copertina a merito della Cartago, e loro quando mettono i post scrivono la nostra autrice, e io sono traduttrice e curatrice, ma c'è sulla copertina il mio nome. Questo si chiama onestà intellettuale, questo si chiama lavoro professionale. Quanti editori trovate, quanti libri in questa libreria, prendiamone 10 a caso, hanno messo il nome del traduttore in copertina? Pochissimo, rarissimo. Anche la grande Audi, i grandi editori così grandi, no? Non so in che cosa sono grandi, forse sono grandi, io non ci arrivo, perché ci arrivano gli altri che non sanno tradurre. Perché per tradurre un romanzo, un'opera letteraria che sia veramente intrisa di musica, ma musica di parole, musica creata con le parole, cioè io sono su ogni suono della parola, sono stata... Cioè, non è così, quindi è filologia altissima, quindi devi essere filologo, ma molto, devi conoscere entrambe le lingue perfettamente. E non solo che è filologia altissima, ma è di entrambe le lingue, ma è anche creatività letteraria, che si sposa con questa filologia altissima, altrimenti è niente. Io ho letto traduzioni di poeti francesi tradotti, non voglio dire il nome, ma di un grande traduzione di un grande poeta italiano francesista, che mi fanno rabbrividire. Cioè, uccidono i poeti, li uccidono,
Perché il traduttore, se non è veramente in simbiosi con il testo, con l'autore, che gli deve entrare nelle vene, deve diventare, cioè, uno deve, il vero traduttore deve diventare, è artista, deve, cioè, essere l'alter ego dell'autore, altrimenti è un burocrate. E si tenessero i libri dei burocrati, le traduzioni dei burocrati, io non, cioè, anche, ripeto, quindi io questo romanzo l'ho voluto promuovere in Italia perché l'ho tradotto per una causa mia, di personale, diciamo, per l'ebraismo croato anche, per la religiosità, per la sacralità che c'è in questo testo, per la mia passione in traduzione. Tutto è andato, sia la prima edizione, posso dirlo senza, non vi offendete, l'ho dato anche a loro perché questa è la nuova edizione, ha detto io l'ho tradotto e l'ho pubblicato 20 anni fa con un editore italiano che non ne ha saputo fare niente, visto che voi siete così bravi io ve lo propongo, ne facciamo una nuova edizione. Ed è un'edizione, una nuova edizione con delle cose cambiate, diciamo, no, il testo è sempre quello, l'ho rivisto ulteriormente, c'erano anche dei rifusi, me lo sono ribattuto tutto a macchina perché non trovavo, a computer, perché non trovavo più il file, perché 20 anni fa noi lavoravamo sui floppy disk e chi ce l'ha più? Quindi io praticamente, come una dattilografa, mi sono messa, ho ricopiato tutto. Costi zero per me, per questa prima edizione, l'ho dato a loro, costo zero, perché non ho chiesto soldi, perché io, non che, perché non mi servono, anzi mi servirebbero tantissimo, ma c'è una cosa, se la prima volta non li ho avuti, perché non li ho avuti, non li ho voluti chiedere a loro, ma... giustamente loro ne stanno facendo una promozione degna di nota, perché e questo è quello che, diciamo, mi appaga. E poi, se voglio finire con un pensiero d'Annunziano, un poeta che ha fatto la marcia su Fiume, è vero, ma non siamo qui per le cose politiche, è stato un grandissimo poeta, è un grandissimo poeta, lo amo molto come poeta. Ho detto non mi occupo di, non vogliamo pensare ad Annunzio fascista ma ad Annunzio poeta, però ha fatto la marcia su Fiume e figuriamoci se posso io da croata, il Fiume in Croazia, però non c'entra questo, cioè D'Annunzio è stato e rimane un grandissimo poeta. Jacopo, per favore, L'Annunzio ha detto una cosa verissima, cioè verissima per chi si deve consolare, diciamo, lui si è fatto pagare sempre, viveva, sappiamo come viveva, non è questo il fatto, ma ha detto io ho solo ciò che ho dato. Allora quando io penso a certe situazioni, diciamo, avrei potuto darlo questo a Einaudi, perché sono diventata nel frattempo una persona illustre a livello mondiale, quindi avrei potuto proporlo a un altro editore, ha voluto proprio loro, perché credo in questa casa editrice, credo e volevo proprio fare un dono anche a loro con questo libro. Quindi ho avuto ciò che ho dato e mi sento ricca, non avendo guadagnato un centesimo. Prima magari di un ultimo saluto anche da parte di Filippo, io vorrei ascoltare loro. Sì. Cosa volete seguire? Burmuller oppure Dylan Lobos? No, potete, diciamo... Ok. Thank you.
Sentire loro due è veramente qualcosa di speciale. Sono molto grata a Giulia Massa, a Claudia Cecere, che hanno accettato di suonare per me anche e per Rebecca, anche questa seconda volta, perché la prima presentazione l'abbiamo fatta a Napoli alla comunità ebraica. E Giulia Massa è stata allieva del nostro grande violoncellista Luca Signorini, che è sempre con amico di Cinzia, amico mio, che è anche un grande scrittore. Colgo l'occasione non per vantarmi, ma per dirvi di leggere assolutamente, se non l'avete fatto finora, il suo romanzo autobiografico, il primo suo romanzo, Per violoncello solo, che è un'opera straordinaria, che io, dopo che l'ho letto, anche lì ho detto no, non lo posso tenere per me, lo devo tradurre in croato e lo devo far leggere anche al pubblico dei lettori in Croazia. Quindi ho fatto questa cosa con tanto amore, ho trovato l'editore in Croazia e Luca Signorini nella mia traduzione, e adesso è noto anche, viene letto in lingua croata. Lui è stato il maestro di Giulia Massa, degna allieva di un grande maestro, e grazie Giulia sempre, che ancora le dobbiamo regalare una copia del libro, che ha suonato per Rebecca come se l'avesse letto il libro, ma lei non lo ha letto ancora, perché io mi ero dimenticata la prima presentazione di donarglielo, insomma adesso lo avrai. Claudio Cecere, che dire, cioè, lui incanta con la sua chitarra, ha studiato al conservatorio Pietro Mascagni di Livorno, un grande conservatorio, una grande scuola di chitarristi, e Claudio poi ha lavorato molto su se stesso, questo si vede, si percepisce. Si è evoluto talmente tanto che Tarraga ha suonato da lui, mi piace più Claudio Cecere che non l'originale, ecco. No, non faccio sviolinate a nessuno, mi conoscono ormai qui, sono fin troppo schietta, mia nonna ebrea diceva non ho tempo per essere ipocrita, e io sono così, non ho tempo per essere ipocrita. Quindi con me non so, scusate la mia sincerità. Bravissimo Claudio. Vi vogliamo lasciare, se c'è proprio tempo, per leggere in maniera molto veloce la nota dell'autrice, in lingua croata. Poi se c'è tempo la leggo in italiano, ma... Sì, l'autrice ovviamente non si sposta se non le viene pagato il viaggio, perché lei... è una delle nostre scrittrici più importanti, è stata tradotta in molte lingue, però c'è ovviamente un'altra cultura rispetto all'Italia, quindi i nostri autori si spostano solo se hanno il viaggio pagato, o dal ministero, o dall'editore, o da non so chi trova l'editore, ma vogliono avere il viaggio, il pernottamento e tutto quanto. Quindi non è venuta per questo motivo, perché io francamente non glielo potevo pagare il viaggio. Quindi, però sicuramente quando si farà qualche altra, perché deve muoversi anche, si muoverà lei per chiedere i finanziamenti lì, e per una successiva presentazione che pensiamo di fare all'Istituto per gli Studi Filosofici a ottobre, per le scuole, e allora probabilmente per quella data riuscirà a venire. Ecco, io vi voglio far sentire il suono della sua parola in lingua originale croata, perché lei su suggerimento, su desiderio della responsabile editoriale qui presente, Margherita Guglielmino, era stata l'idea di Margherita, un'idea bellissima, e ha scritto una nota sua per questa seconda edizione, per questa nuova edizione del suo romanzo in Italia.
Dicevi? Ah. Allora. Un povo di nuovo Gizdania, Romana, Rebecca, Unutrini Duše, na talijanskom jeziku, želim se u prvom redu zahvaliti Suzani Glavaš, prevoditeljici i priređivačici knjige, te Margheriti Guglielmino, odgovornoj izdavačkoj urednici naklade Kartago iz Katanije. Roman, tijekom protoka vremena od 20 godina, nimalo nije izgubio na aktualnosti. Naprotiv, jer ratovi ne prestaju, zlo nije nestalo. Ovo 21. stoljeće mnogi su unaprijed nazivali stoljećem duhovnosti. Nažalost, kad pogledamo istini u lice, ona je poražavajuća, jer graditelji mira imaju sve moćnijeg protivnika. Dovoljno je da znamo što se događa u Ukrajini i kako su globalne posljedice. Cijela područja postaju ruševine i zgarišta, a rijeke novih izbjeglica preplavljuju Europu. Rebeka, glavni lik mojeg romana, pitala bi nas: je li čovjek ponovno napušta čovjeka? Upravo zato o holokaustu uvijek moramo ponovo pisati i govoriti, jer sjene mrtvih nacijenjuju sjene živih, a samoća srca koje stradava sve je okrutnija. Budućnost sviju nas sve je neizvjesnija. Tim više trebamo cijeniti svaku kap dobrote, humanosti i suosjećajnosti i ne dopustiti da dobro nestane iz korijena ovog našeg svijeta. Na taj način, pa i ovim književnim dijelom, bunimo se protiv depersonalizacije ljudskog bića. Objavljivanje romana Rebeka Unutrini Duše daleko je više od puke estetske kategorije, jer i nakon što dovršimo čitanje tog književnog dijela, naši će se životi nastaviti, no biti će obogaćeni spoznajom da je jedino ljubav i mir u srcu spašavaju nas same, kao i svijet. Fatto molto veloce. In occasione della nuova edizione del mio romanzo, Rebecca, Il profondo dell'anima, nella traduzione italiana, desidero in primo luogo ringraziare la traduttrice e la curatrice del libro in italiano, Suzana Glavaš, nonché la responsabile editoriale Margherita Guglielmino della casa editrice Cartago, per aver accolto la proposta di pubblicazione. Il romanzo, nel corso di un ventennio trascorso, non ha minimamente perso di attualità. Al contrario, potere e guerre non finiscono, il male non è scomparso. Questo ventunesimo secolo, da molti in anticipo, era stato definito il secolo della spiritualità. Purtroppo, se guardiamo in faccia la verità, vediamo che è disastrosa, avendo i costruttori di pace un avversario sempre più potente. Basta sapere di quanto stia accadendo in Ucraina e quali ne siano le conseguenze globali. Intere aree diventano rovine e terra bruciata, mentre fiumi di nuovi profughi dilagano per l'Europa. Rebecca, la protagonista principale del mio romanzo, ci chiederebbe: l'uomo di nuovo abbandona l'uomo? Proprio per questo motivo dobbiamo sempre di nuovo scrivere e parlare della Shoah, poiché le ombre dei morti adombrano le ombre dei vivi, e la solitudine del cuore sofferente è sempre più crudele. Il futuro di tutti noi è sempre più incerto. Proprio per questo dobbiamo apprezzare ogni goccia di bontà, di umanità e di compassione e non permettere che il bene scompaia dalle radici di questo nostro mondo. In questo modo, ed anche con la presente opera letteraria, noi combattiamo contro la depersonalizzazione dell'essere umano. La pubblicazione del romanzo Rebecca nel profondo dell'anima è molto più di una mera categoria estetica, poiché anche dopo che avremo finito di leggere quest'opera letteraria, le nostre vite continueranno arricchite, però dalla consapevolezza che soltanto l'amore e la pace nel cuore salvano noi stessi come anche il mondo. E con questo chiudiamo e ringrazio tutti. Iniziamo a guardare il cortometraggio, che non abbiamo assolutamente sul sito. In questo momento è in onda. Quindi contemporaneamente okay. Sulla pagina Facebook di Cartago troverete il cortometraggio che l'editore ha creato per questo romanzo.